Ti servono crediti per spacchettare, fare trading o creare la squadra dei tuoi sogni? IG Vault fa il caso tuo. Grazie al mio codice sconto risparmierete tantissimo. Tutti i link in descrizione. Ragazzi, Quenx, di oggi siamo tornati nuovamente sul draft. Dopo il periodo Toti torniamo a un qualche draft bello ignorante. Dopo il draft delle statistiche, delle squadre, delle nazionali, arriva il momento dell'overall. Tutte le carte saranno coperte e si vedrà solamente la statistica. Ovviamente la statistica può essere sì altissima, ma allo stesso tempo vai a prendere delle carte che possono essere davvero scarse e scartare delle carte davvero forti. Per dire, Eusebio, una carta come la sua 89, guardandola può sembrare scarsa, invece è un fenomeno. Quindi signori, non vedo l'ora di buttarci nel draft. Io come sempre vi chiedo il massimo sostegno con tantissimi mi piace. Andiamo avanti la serie spaccando il tasto del mi piace. Io nei commenti vi chiedo come sempre di consigliarmi altre challenge da portare. Iscrivetevi al canale, passate dal sito viola e trovate in descrizione, dal mio Instagram e trovate sempre qua sotto. Ed ho detto questo, basta perdere tempo, buttiamoci nel draft. Eccoci qui nel draft. Le regole come sempre sono semplicissime. Modulo a piacere e appena andremo nei giocatori attiviamo la nostra schermata per coprire tutto. Le formazioni non sono tra le mie preferite, vi devo essere super super sincero. Ovviamente col monitor spento dovrò guardare verso di qui. E cosa notiamo? Dei rating non al massimo, ecco. C'è un 83, un 84 che, porca putana, siamo da poco a fine gioco. Beh, non proprio, però. Allora abbiamo un 87 che dovrebbe essere un Rules, un 83, un 84 e un 90. Però un if potrebbe essere anche una pippa clamorosa. Guarda, 1, 2, 3, faccio così, guarda, mi chiudo e vado così a raffica. Oh, è andato sul 90. La sorte ha detto questo. Io sarei andato sul Liro però, io vi dico, Liro mi attraeva di più. Bomba, era Gomez. Ma come, per dire, io Gomez pensavo che era Cordoba e Gomez io credevo che era 90. Yunminson non è il massimo, però fa niente, possiamo andare avanti. Dobbiamo andare un po' più rapidi, possiamo riflettere ma non troppo. Dai, andiamo al prossimo. Che fanno tutti vomitare? 83, 81, 85, tutti if. Prendo quello al centro, l'85 che... vabbè, tutti 83, Osimhen era troppo casuale. Ok, ok, prendiamo questo. Kramaric, se non erro. Brutta roba parte 2. Prendo questo. Dovrebbe essere quello del Bodo Clint. Mi ricordo bene, vabbè. Ragazzi, lacrime. No. Farpe, non voglio manco guardarti, papi. Ragazzi, sì, ma che draft vergognoso. Lasciamo la schermata perché tanto... un Winter CDC o un Rules? Che sì, quando no, che sì, 84-86. Prendiamo il Winter, non so chi è, dimmi che non è che sì. Perfetto, grande scelta, non è che sì, però anche quello lì della Premier. Sono un idiota. Vabbè ragazzi, detto col cuore. Non serve nemmeno dirlo, 96, forse ho sbagliato, l'ho trovato troppo tardi, però cazzo ce n'è. Ovvio che avrei preso un 96 di overall, KDB, è ovvio che l'avrei preso, mi scuso. Comunque però non l'avevo visto, però ovviamente guardo blu, 96, ti dirò. Oh, io prendo sto 83 oro, vedete che è maestro Kimpembe? Vado con questo. Ah, ma è il portiere, ho sbagliato, ma ragazzi, sul portiere, ma vaffa. Wende, let's go. Non è la versione migliore di Wende, ma è comunque Wende, fortissimo. Ottimo. A fianco sarebbe perfetto. Chi è sto qua? C'è questo e questo. 2,85. Questo o questo? Questo. Vado con l'arancio, mi piace di più. Sapete che non l'ho mai provato? Cazzo, di opera perfetto però, peccato, mi sono fatto prendere dal colore bello, fuck. Ho sbagliato, la devo prendere di op, veramente un peccato. Allora, questo dovrebbe essere Mbabu. Questo, quello, questo dovrebbe essere Traoré
Questo forse è Meunier, perché vedo una stellina e gli altri due sono impossibili da decifrare. Troppa, c'è troppi 81 nel mondo, quindi questo dovrebbe essere Mbappé, che non è male. A fianco, che cavolo ho preso prima? Oddio, che memoria, ragazzi, non mi ricordo manco prima che ho preso. Ho preso Teat. Quindi Teat, no, non c'è nessuno, dai, prendo Mbappé. Ok, Mbappé, anche se questo qua era forte, vi dico, anche se questo qua era tosto, cavolo, forse ho sbagliato. Questo dovrebbe essere Dudek, questo qui dovrebbe essere Ocampos, questo qui dovrebbe essere Mendy. Prendo Mendy, così a logica. Dai, non è un brutto portiere, per carità divina, però non ho il difensore, dovrebbe uscirmi un bel Ruben Dias qui per linkarlo. E non è uscito Ruben Dias. Questo è un nice difensore. Se è Joe Gomez, potrebbe essere davvero davvero perfetto. Questo è un one to watch. Ah, interessante. Questo è un winter, però io andrei con questo. Se è Joe Gomez è top. Jojo. Ah, Eder Militao era ancora meglio. Forse Eder Militao era meglio. Però purtroppo abbiamo preso Joe Gomez. Va bene, meno tanto purtroppo, perché alla fine, dai, non è un brutto. Però, raga, che intesa, mamma. Prendiamo il Toti, assolutamente. Che è? Gioca Cancelo, dai. Allora, un 90. Quel 90 mi piace. Eppure carta nuova, testiamoli. Testiamoli. Lo volevo proprio testare. Una goduria, ciucciameni, vieni da papà. Mamma mia, se godo. Mamma mia, godo come un riccio. Volevo proprio testarlo. Io ho provato Guendouzi, mi ha fatto vomitare. Volevo proprio comprare questo giocatore. O lui o Bellingham. Adesso lo proviamo. Ok, non ci avrà ombra, però voglio proprio, proprio provarlo. Quindi tanta, tanta roba. Dai, 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 questo è il draft. FIFA, questo è il draft. Provare carte che non si possono provare normalmente. Possiamo tornare sulla schermata normale. Allora, la squadra non è il massimo. L'attacco, vabbè, è ridicolo, ma cose proprio ridicole. Penso che andiamo. Il portiere rimane questo, la difesa rimane assolutamente questa, centrocampo assolutamente questo. Cambiamo solamente che Heung-min Son va qui a fianco a Solskjaer prima punta, e ci mettiamo Adama Traoré. Questa è l'idea del mio team. Vediamo in game, abbiamo una sola partita, buttiamoci. Qual è l'avversario? Dai. È molto caruccia, pensavo molto meglio. Dai, possiamo farcela, ragazzi. Proviamo un po' questo tiro da fuori di questo Toti, non è male, non è male. De Bruyne scalda i motori, De Bruyne ha scaldato un po' i motori, va bene. Però c'ho il mio amico Quendé. Quendé è sempre e solamente solidità pura. Grazie mille, Joe Gomez, di nulla, nemmeno finisco le frasi e Joe Gomez riesce sempre a stupirmi. No, è finita! Meno male, Ibra di testa, avevo detto già è finita, che la Cancelo non poteva veramente, veramente nulla. Sì, a giro! Mamma mia, vedo che i miei sono molto attivi. Oh, dai, ciuccia. No, Quendé, minchia. Contro di me sei sempre il numero uno dei numeri uno, eh. Mi tradisci così, Quendé. Non si fa, Quendé, si fanno queste cose. Mendy, ma Mendy. Oh, quella pippa di Solskjaer al 45 più 1, guarda caso, quella pippo e pippone clamoroso. Mamma mia, raga, non lo comprate, vi giuro, stavo per mamma mia, non voglio usare termini scurrili, guarda, non li voglio usare, ma ragazzi, stateci lontano, prendetevi Kin che è meglio. Mamma mia, sei scarso quello lì. Oh, Joa, dai Joa, devi fa meglio, Joa. No, Quendé, dai, ma la difesa fa cacare. Maledetto Quendé, ma solamente contro di me Quendé si trasforma nel boss finale. Dai, su. Sì. Sì. Arresti questo criminale. Ma come giallo? Scusami, fallo da ultimo uomo. Come fallo da ultimo uomo? Ma sapete che vi dico? Ma sti cazzi, ma io lo voglio battere in modo simpatico, dai. Ah, ma così si batte a giro. Io volevo tirarlo di potenza. Ma come cavolo si tira di potenza il rigore? Giuro, cioè, io volevo tirarlo bello forte, forte, forte. Con R1 fa il tiro a giro. Non lo sapevo. Cose che si scoprono nei video. Grazie, video. Non lo sapevo. Perché con L1 fa il cucchiaio, con R1 la mette a giro. Come cavolo si fa il tiro di potenza? Boh, lo scoprirò. Forse nei commenti fatemelo sapere voi.
Proviamo sto tiro da fuori, capo. Mannaggia. Costo costi c'ha. Madonna. Mamma se faceva gol. Mamma se faceva gol Joao. Me ne andavo. Cioè, in tantissimi mi hanno sempre consigliato: guarda Joao Cancelo, centrocampista, non è male. Ma a me, Dio buono. Dai che non è nulla. Dai che non è nulla, Mendy. Guarda che ti dico che l'avversario anche... L'avversario era un po' mistico, non si è capito cosa voleva fare. Però mamma mia ragazzi, io con questo modulo non so giocare. Ma comunque ce la siamo portati a casa. L'importante è di corto muso vincere, vincere sempre. Questo di corto muso siamo riusciti a vincere. La squadra, allora io mo vi dico la mia velocemente. Ho fatto ovviamente solo una partita in un draft, non è che vi posso dettare legge. Walker me lo pensavo più scarso, invece ha fatto un ottimo lavoro. Questo giocatore 1.100.000. Ovviamente ho fatto una partita nel draft con uno che c'ha cacciatore, pure senza intesa, poverello. Poi in un modulo che nemmeno mi piace. Quindi non è che io voglio dire, non mi è sembrato questo grande campione. Però ovviamente devo testarlo bene. Quindi signori, draft è andato benissimo. Signori, sono giunto al termine anche di questo draft. Spero di avervi piaciuto. E ovviamente vi chiedo nei commenti di consigliarmi altre sfide che posso fare e portare per il prossimo episodio, come dovevo fare il prossimo draft. Iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, spacchiamo di mi piace questo video, passate ovviamente tutti i miei social che trovate in descrizione. E dopo detto questo, vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno, da Exit è tutto, haters make me famous.